Buongiorno cadetti, io sono Ligabri e oggi siamo qua per parlare di Windows 10. Finalmente è arrivato il nuovo sistema di casa Microsoft, ragazzi. Dico finalmente soprattutto per le DirectX 12. Comunque inizio subito con introdurvi le diverse versioni di Windows che sono disponibili. Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, Windows 10 Mobile, Windows 10 Mobile Enterprise, Windows 10 Yacht Core. Se deciderete quindi di fare l'upgrade dal sistema operativo che possedete adesso, che sarà gratuito per un anno, ci saranno diverse scelte, ovvero potrete, ad esempio, se avete l'edizione Home Basic di Windows 7, avrete accesso alla versione Windows 10 Home e così via. Stesso discorso vale per Windows 8. Invece, se avete intenzione di comprare direttamente il nuovo OS, i prezzi variano dai 100 ai 200 dollari. Comunque, maggiori informazioni ve le lascio nel link in descrizione. Questo sistema operativo ha dei requisiti molto ma molto minimi, ragazzi, e sono, allora, sistema operativo più recente, ovvero un Windows 7 con Service Pack 1 o Windows 8.1 Update, poi come processore da almeno 1 GHz superiore. Per quanto riguarda la RAM, 1 GB di RAM per i sistemi a 32 bit o 2 GB per i sistemi a 64 bit. Ragazzi, cioè, ormai chi è che c'ha dei computer così? Proprio, cioè, Ok, avete capito. Poi, lo spazio su disco rigido deve essere di almeno 16 GB per i sistemi a 32 bit, mentre di 20 per i sistemi a 64 bit. La scheda video deve essere compatibile col DirectX 9 o versioni superiori, e con driver VDDM1.0. La risoluzione dello schermo deve essere dai 1024x600 pixel in su. Ok, allora, questo è Windows 10. Come ci si presenta? Innanzitutto, questo è il menu Start. Come potete vedere, sulla parte a destra abbiamo le varie raccolte di immagini, film, musica, giochi, posta elettronica. Poi a sinistra abbiamo le applicazioni più usate, quelle aggiunte di recente. Poi qua sotto cos'è che abbiamo? Impostazioni, poi le solite opzioni di riavvio, sospensione, di arresto del sistema. Poi possiamo vedere tutte le nostre applicazioni. E infine abbiamo il nostro Explorer File, che è il nostro classico Explorer File. Allora, come potete vedere, cambiano le icone dei singoli raggruppamenti. Poi ovviamente abbiamo le solite finestre alla Windows 8, potremmo dire, dove potremmo decidere come visualizzare le icone e tutto il resto. Poi qua sotto, iniziamo dalla parte destra, qua abbiamo il nostro calendario. Molto molto più interessante di quello di Windows 7, molto più intuitivo, molto più facile da usare. Poi abbiamo l'area notifiche, questa è molto utile in quanto vi permette di capire dei programmi appena installati, se dovete per esempio aggiornare il Windows Defender, che è il nostro nuovo antivirus Windows ufficiale. Poi qua sotto abbiamo dei toggle speciali per poter abilitare o disabilitare delle funzioni molto importanti, come potrebbe essere la posizione, che devo ancora capire, ragazzi, a cosa gli serve a Windows la mia posizione, ma va bene lo stesso. E infine abbiamo tutte le nostre impostazioni, che sono queste. Abbiamo le solite impostazioni del sistema, tra cui lo schermo, tutti i tipi di dispositivi, rete, account, date e ora, e sono sempre quelli, ragazzi. Poi più verso il logo di start abbiamo questa nuova applicazione, che sarebbe la visualizzazione delle attività. Allora, noi possiamo aprire il nostro caro DevC++, abbiamo già aperto il nostro Audacity per registrare, e noi andando qua potremmo scegliere quindi su quale programma tornare. Un'altra cosa che è stata aggiunta è Cortana. Cortana in pratica, ragazzi, è un assistente vocale come Siri, per esempio, per iPhone.
E qua possiamo chiedergli qualcosa col microfono. Meteo Roma. A Roma la temperatura è di 33 gradi, il nostro con cielo meteo parzialmente soleggiato. Ed è molto, ma molto utile. Infine, un'altra feature che volevo farvi vedere è il browser web, che si chiama Microsoft Edge. È un browser abbastanza veloce. Adesso facciamo solamente una prova. Possiamo provare a fare un confronto con Google Chrome. Allora, Fiat. Ovviamente cliccherò prima uno e poi l'altro, quindi sarà un po' sfalsato. Sì, diciamo che va più veloce il browser di Microsoft. È molto intuitivo, abbastanza veloce come vi ho già detto. Vi consiglierei di provarlo, poi ovviamente se non vi piace, pazienza ragazzi. Allora, questo è il nostro nuovo Windows 10, come ci si presenta. Adesso passiamo ad una fase di test, però è soprattutto grafica. Confronterò sempre lo stesso programma di benchmarking, dove vi farò vedere come cambierà il frame rate cambiando sia driver che DirectX e quindi sistema operativo. Beh, solamente dopo qualche giorno dalla sua uscita posso dirvi che è un buon sistema operativo. Veloce, carino e strutturato molto bene. Alcune volte capita che si blocchi a caricare, ma giusto per qualche secondo. Se volete provarlo, potete scaricarlo dal link che c'è in descrizione. L'importante è avere un OS da cui provenite genuino, che non sia stato craccato. Queste sono state un po' le conclusioni di questo video. Quindi fate quello che volete, fate l'upgrade, non fatelo, le decisioni sono vostre. È naturale che un sistema operativo appena esce ha dei bug, dei problemi. Diciamo che essendo stato provato per molto tempo ci si aspetta che ne abbia molti di meno, visto che era presente come programma insider, se vi ricordate. No, non lo sapete, va bene lo stesso. Quindi ci vediamo al prossimo video, lasciate un like, commento e condivisione. Riposo, cadetti.